È salito a Fanano Romano Amadei per dare il suo saluto, il suo abbraccio alla squadra. È giusto, hai detto bene. Non li ho visti finora i giocatori. Ero stato a Modena quando c'era stata quella manifestazione con i ragazzi. La squadra è stata formata, è venuta a fare la preparazione qua. E il giorno che precede la chiusura di questa fase, io sono venuto a presentarmi, ma per dire sono così, perché certamente di me un po' si è parlato per il passato e perché assieme a loro vivremo una nuova, speriamo, nuova avventura, speriamo anche una bella avventura. Lo sa che lei è stata una garanzia assoluta perché tanti giocatori hanno voluto sposare il progetto Modena? No, non lo so, secondo me è un'esagerazione. Magari, no, no, negativa penso di no. A suo tempo di me si è parlato, poi dopo c'è stata una lunga parentesi, si è arrivato un'ipotesi di collaborazione e di presenza, io ho detto di sì, penso che anche questo sia stato funzionale, come dici tu, all'adesione di alcuni giocatori di far parte di questa storia che va a cominciare. E questa sua adesione ha generato il grandissimo entusiasmo, nella città, Modena, la grande risposta, più di 4.000 abbonamenti, davvero numeri importanti. Sì, i numeri sono importanti e pensiamo e speriamo che anche altri si aderiscono a questa avventura. Non credo che sia una questione mia personale, un pochino sono servito anch'io, ma credo che i tifosi, la cittadinanza abbiano apprezzato le persone che si sono messe in gioco per far rinascere, nel manifesto di semplificazione, un nuovo Modena. Poi avete un grande seguito nelle aziende, gli sponsor, tutti quelli che chiedete secondo me dicono sì, vogliamo essere di fianco a questo nuovo Modena. Sì, penso che lo spirito che ci ha animato noi stia animando parecchie aziende. Do grandi meriti all'entusiasmo e all'intraprendenza del presidente Carmelo Salerno e dei suoi collaboratori. È un messaggio che è stato fatto bene, che è stato recepito e ci dà la soddisfazione di pensare di aver fatto o star facendo qualcosa di importante per la cosiddetta rinascita del Modena Calcio. Quali sono le sensazioni del gruppo? Cosa le ha detto Tosi della squadra? Lei la deve ancora vedere. No, Tosi non mi ha detto niente, mi aveva proposto di venire qua oggi assieme, invece ho preferito venire stamattina con Cattani Vittorio. Lui vuole vedere la partita, io la partita non la vedrò. Cercare di capire un po' più avanti il valore tecnico e umano di questo gruppo.